Carissime sorelle e fratelli, questa domenica i farisei per la terza volta tentano di tendere a Gesù un altro tranello attraverso un'altra domanda subdola e insidiosa. La domanda riguarda la priorità di un comandamento della Torah su un altro. Qual è il primo comandamento? Chiedono a Gesù. La richiesta lascia intendere che oltre ai 10 comandamenti vi fossero molteplici altri precetti e prescrizioni rituali da osservare, per i quali veniva richiesta un'osservanza scrupolosa. Pertanto, qual è il comandamento più importante? Gesù ovviamente non cade neanche in questa trappola che la domanda nasconde. Quasi vi fosse una priorità nelle parole di Dio, in quelle parole che Dio ha consegnato al suo popolo, così dipingendo un Dio indeciso, a volte confuso nel dettare le sue volontà. La sapienza della risposta di Gesù, anzitutto, rimanda al capitolo 6 del libro del Deuteronomio, che costituisce il nucleo fondamentale della confessione di fede del giudaismo. In secondo luogo, Gesù precisa che dall'amore per Dio scaturisce in modo conseguente e subordinato l'amore per il prossimo. Il Maestro, a partire dal libro del Levitico, definisce questi due comandamenti come uno solo, senza alcuna confusione. Colui che ha chiesto ad Israele di essere amato come l'unico Dio attraverso l'ascolto obbediente della parola è il medesimo Dio che ha domandato anche di amare l'altro che è come noi. Gesù crede nell'amore, si fida dell'amore, fonda il mondo sull'amore. Amerai Dio con tutto il tuo cuore non significa ama Dio esclusivamente e nessun altro, ma amalo senza mezze misure. E in questo modo vedrai che l'amore cresce e si dilata, e ci sarà spazio per amare il marito, per amare i figli, per amare la moglie, per amare gli amici, per amare i poveri. Dio non è geloso, Dio non ruba il cuore, lo dilata per lasciare spazio a tutti. Ama con tutta la mente, l'amore è intelligente, se ami capisci di più e vai più a fondo e più lontano. Amerai, dice Gesù, usando un verbo al futuro, cioè come un'azione che non si conclude mai. Amare non è un dovere, ma è una necessità per tutti noi, per poter vivere. Gli avevano domandato qual era il comandamento più grande e lui invece ne elenca due. La vera novità allora non consiste nell'aver aggiunto l'amore del prossimo. Questo era già un precetto ben noto alla legge antica, ma la novità sta nel fatto che Gesù mette insieme le due parole Dio e il prossimo e fa diventare un'unica parola. Questo diventa l'unico comandamento. Dice infatti Gesù, e cito, il secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile ad amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio. Il fratello ha volto e voce e cuori simili a quelli di Dio. Il suo grido è da ascoltare come fosse parola di Dio. Il suo volto, il volto del fratello, è come se fosse la pagina di una Bibbia. Amerai il Signore, amerai il tuo prossimo. L'amore che Gesù raccomanda non è una semplice affettuosità, non è un invito a volerci bene, ma è operosa affettività, stima, fiducia, che rendono possibile in questa maniera il perdono e la comprensione dell'altro. Allora, consapevoli dei nostri limiti e delle nostre infedeltà, vogliamo in questa domenica chiedere al Signore di renderci capaci di adempiere questo impegno con tanta coerenza, ma soprattutto con tanta disponibilità e generosità. Buona domenica a tutti.